Ciao a tutti, mi chiamo Aminata Gabriella Fall, per gli amici Ami, e sono nata nel 1979 a Gavardo, in provincia di Brescia. Mia mamma è italiana, mio papà era senegalese. E cosa faccio qui sul sito di Sci Italia? Vi racconto un po' la mia storia. La mia storia che inizia quando a 4 anni mio papà mi portò per la prima volta su una pista da sci in una giornata in cui le condizioni meteo avrebbero scoraggiato anche i più accaniti sciatori. Quel giorno non è nata una campionessa, ma ho imparato lo spazzaneve e tanta gente ha avuto occasione negli anni 80 di vedere un signore nero a bordo pista mentre io prendevo lezioni col maestro. Da lì sono cambiate tante cose, mio padre poi dopo qualche anno è mancato e io sono cresciuta come una cittadina italiana, nella cultura italiana, grazie a mia madre in compagnia dei miei fratelli, nella provincia di, nella ridente provincia di Brescia sul lago di Garda, per più specificatamente a Salò. Sono passati tanti anni da allora e a un certo punto, guardando le Olimpiadi invernali di Vancouver, ho scoperto che c'era a rappresentare il Senegal un ragazzo metà austriaco, se non sbaglio, metà senegalese. A quel punto la cosa è nata come uno scherzo, è nato questo germe, è nato come una battuta da bar, ma è nato in me questo germe. Io sono un'appassionata sciatrice, non è tanto che scio perché comunque ho iniziato a 29 anni, da quella volta in cui mi ha portato mio padre. Prima mi ero dedicata allo snowboard e ho deciso che si poteva fare, cioè potevo quantomeno provarci. Volevo provare anch'io a rappresentare il Senegal, cioè il paese di mio padre, nelle gare di sci. Magari partendo ovviamente senza farci mancare nulla dal gradino più importante, per cui dalla partecipazione alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. Ho contattato la federazione, ho spiegato tutto, ho spiegato che non era tantissimo che sciavo, però avevo da mia parte tanto entusiasmo e la possibilità di fare tanti giorni di sci. Mi hanno detto, va bene, provaci, vedi di fare un po' di gare quest'inverno, raggiungi un punteggio fisi e poi ci aggiorniamo a settembre. Era il 2010, io ho passato il viaggio di nozze con mio marito in giro per le Dolomiti a fare le gare master alla ricerca del punteggio fisico che mi serviva, l'ho raggiunto e a settembre mi sono ripresentata. Mi hanno fatto i complimenti, comunque, e hanno mantenuto la parola e mi hanno tesserato nelle liste fisse. A quel punto è nato anche il mio sodalizio con Omar Longhi, mio allenatore, presso il Passo del Tonale, il quale sin da subito ha detto: vuoi fare gigante, vuoi fare i pali, va bene, però prima devi avere una base ineccepibile. Quindi il primo anno l'ho passato a fare esercizi che molti di voi, in quanto appassionati sciatori, conoscerete bene: esercizi sulla pista azzurra il pomeriggio dalle 2:30 alle 5. Quindi la mattina Omar allenava quelli bravi e poi a far gigante, e il pomeriggio si dedicava a me a fare esercizi. L'anno successivo sono stata promossa anch'io al gigante. Ho fatto l'anno scorso qualche gara fis, per vedere l'ambiente, per vedere com'era e purtroppo non sono andate proprio come mi aspettavo, però comunque ho fatto la mia esperienza e quest'estate ho sciato tantissimo, mi sono preparata ovviamente a livello fisico ancora di più se era possibile perché comunque i nuovi sci richiedono una certa prestanza a livello fisico anche e ho fatto tantissimi giorni di sci anche quest'estate. Quindi adesso mi preparo, siamo a metà ottobre, iniziamo, manca pochissimo alle prime gare che saranno i primi di dicembre e io spero di raggiungere il punteggio che mi serve. Un'idea del genere, ovviamente quando chi te lo fa fare è quello che mi chiedono tantissimo i miei colleghi, chi mi sta vicino, chissà che la mattina mi alzo alle 5 per andare in palestra, poi andare in ufficio, poi tornare in palestra e venerdì parto con la macchina carica di sci per andare allo stelvio. Chi me lo fa fare? Me lo fa fare la passione? E poi il desiderio di fare qualcosa di più. Io sono cresciuta in Italia, sono ovviamente in questo momento, se dovessi dire a livello culturale, sono all'80% una cittadina italiana, nel senso che comunque la cultura di mio padre mi appartiene a livello affettivo, però effettivamente
Devo migliorare il Wolof, devo migliorare il francese, devo fare tante cose, però come cittadina italiana faccio tutto tutti i giorni e ci tenevo a fare qualcosa anche per quest'altra parte di me che comunque c'è e non voglio nascondere. Voglio anche, però non è una cosa meramente mia personale, vorrei che fosse ad esempio tutti i ragazzi che nascono figli di immigrati o figli di coppie miste che nascono in Italia o in Europa e a volte magari pensano che la loro condizione sia un meno anziché un più. E invece è sbagliato, perché tutto quello che nella vita ci dà delle opportunità in più deve essere una cosa da vivere con positività. Quindi ben venga tutto quello che ci dà la possibilità di raggiungere i nostri sogni, di realizzarli e di fare bene. Io sono dell'idea che, visto che il dibattito è sempre presente in Italia, che il razzismo si sconfiga con le eccellenze e nel momento in cui tutti avranno accesso alle medesime risorse e la possibilità di accedere, quindi di far vedere quanto si vale piuttosto di quello che si è, allora a quel punto il razzismo non ci sarà più. E in un modo fondamentale per unire le persone è lo sport. Quindi sono assolutamente dell'idea che tramite lo sport si possano fare grandi cose, perché nello sport valgono solo i risultati e non quello che sei. Quindi io spero che se mai anche solo un ragazzino nel vedermi su un giornale o da qualche parte dica: ma anch'io voglio provarci, anch'io voglio fare qualcosa, anch'io voglio andare a sciare, magari i suoi non hanno neanche mai visto la neve, invece li obbliga a portarsi a sciare o a fare un altro sport, cioè, io penso di aver raggiunto il mio scopo. Inoltre, essendo la prima donna a gareggiare per il Senegal, spero di dare una spinta anche a tutte le ragazze che a volte non trovano il coraggio di fare qualcosa perché hanno paura di essere sole. Essere quelle che aprono la strada non è facile, però qualcuno deve pure aprirla. E quindi, se avete un'idea, se avete qualcosa, non fatevi frenare solo dal fatto che siete le prime. Anzi, se siete le prime, arriverete per prime sicuramente. Quindi dateci dentro tutti quanti. Io poi sono molto contenta perché comunque a questo progetto, nonostante il periodo di crisi che io vedo tutti i giorni per il lavoro che faccio, sono riuscita ad avere l'aiuto di tanti produttori italiani, per cui la Ortolab, lo Sporting San Lorenzo di Milano, DMTC, Dynastar Lounge, Technostar, ADV, Salice, tutti imprenditori italiani che sognano e hanno deciso di sognare insieme a me e di aiutarmi. Per cui io sono veramente fiera di portare i loro sponsor sulla giacca, perché comunque sono quelli che sono i miei primi tifosi e quelli che mi sostengono e io veramente non posso non che far altro che sentirmi veramente in compagnia e non essere mai sola, anche nelle giornate in cui magari sono un po' più giù o non sono riuscita a fare quello che volevo. Io li ringrazio tantissimo e sono veramente orgogliosa del fatto che siano tutti produttori e imprenditori italiani che producono in Italia. Questo per me è importantissimo perché appunto anch'io mi sento un prodotto italiano. Quindi nel salutarvi tutti quanti, vi auguro una buona stagione invernale. Tifate per me assolutamente perché se chiudete gli occhi e non mi guardate, l'accento è quello delle fanchini, quindi tifate assolutamente per me. E spero ardentemente di potervi salutare dalla sfilata di apertura dei Giochi Olimpici invernali. Quindi incrociate le dita, godetevi questa stagione invernale che a quanto pare sembra stia iniziando nel migliore dei modi. Ciao a tutti, un saluto a Sci Italia e grazie per l'opportunità. Ciao, 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 ciao.